Ragazzi, buongiorno. Allora, vi sto facendo questo video perché ieri ho fatto una lettura dei registri akashici ad una mia cliente che voleva sapere perché un uomo insomma, che aveva conosciuto era entrato nella sua vita e diciamo, non riuscivo a trovare una spiegazione perché non, comunque non si trovavano come coppia, non avevano nemmeno iniziato una relazione insieme, però lei comunque ci stava male e voleva capire perché questa persona era entrata nella sua vita. E aprendo i registri akashici sono usciti dei messaggi che ho voluto condividere con voi e adesso ve li leggo tutti. Allora, innanzitutto è uscita la rosa. La rosa è un messaggio bellissimo e vuol dire che questa persona è entrata nella sua vita per farle riscoprire la dea che c'è dentro di lei, che c'è dentro di lei. Infatti noi tante volte ci dimentichiamo che in realtà noi siamo dee. Siamo dee, siamo come questa rosa blu e siamo piene di energia femminile, soltanto che ce ne siamo completamente dimenticate. E soprattutto questa persona è arrivata a risvegliare Eros dentro di lei. Tante volte noi pensiamo e ci attacchiamo a delle persone pensando che siano le uniche a darci determinati sentimenti, determinate emozioni. Magari diciamo no, lui è l'unico per me, oppure lui è l'unico che mi fa provare queste sensazioni, queste emozioni di risveglio della mia femminilità. Invece non è così. Ogni persona che entra nella tua vita, in particolare ogni uomo, parlo alle donne, entra per farti risvegliare la tua femminilità e per farti capire che dentro di te ci sono milioni di amanti, ok? C'è l'universo intero, non è solo lui. Lui è capitato perché è capitato lui. Però in realtà dentro di noi c'è Eros, che è una forza primordiale, è la forza dell'amore dell'universo, che si risveglia dentro di noi grazie a degli esseri umani in particolare, però è sempre presente dentro di noi. Quindi la rosa è la cosa più bella, quest'uomo era venuto nella sua vita per risvegliare la sua energia femminile, bellissimo. Poi un'altra carta che le è uscita era Amici. Amici vuol dire che le persone che tu pensi che possano essere i tuoi più grandi nemici, in realtà sono i tuoi più grandi amici su questa terra, sul piano akashico, sul piano animico. Guarda, se tu guardi questa carta, è come il Tao, c'è la lupa bianca e il lupo nero, e nel lupo nero c'è il segno bianco che richiama lei, e lei ha il segno nero che richiama lui. Quindi questo vuol dire semplicemente che anche se tu pensi che quella persona sia venuta a portare scompiglio nella tua vita, magari c'è anche litigato, magari nutri rabbia e rancore verso quella persona, in realtà voi sul piano animico, sul piano akashico, avete stretto proprio un patto, avete detto ok, io mi incarno per farti imparare, per insegnarti questo e tu ti incarni per insegnarmi quest'altra cosa. E è strano, però è così. Quindi in realtà se stai nutrendo del rancore e della rabbia verso quell'uomo, verso quella persona, sappi che in realtà sul piano animico siete amici, ok? Vi siete proprio accordati per imparare delle lezioni, ok? Come ad esempio la lezione di riscoprire la tua femminità, oppure come la lezione del perdono, per esempio, di imparare a perdonare e ad aprire il cuore e a non rimanere nella rabbia e nel rancore, perché sono emozioni molto logoranti per il nostro corpo. Che se arrivano bene le dobbiamo accogliere, però dobbiamo sempre andare a vedere poi quale significato portano dietro. E in questo caso il significato era veramente fantastico. E ok, poi aspettate che mi ero scritta una cosa. Ok, sì. Poi la terza carta che le è uscita è il
patto. Il patto è in realtà molto simile a questa carta qui degli amici, perché patto vuol dire proprio che tu e quella persona avete stretto un patto. Cioè, praticamente prima di incarnarvi, vi siete detti: ok, io vengo per insegnarti questa cosa. È molto, veramente molto molto simile. Quindi in realtà è un rafforzativo del messaggio precedente, ok? E anche se è difficile da capire mentalmente, perché tante volte diciamo: no, vabbè, ma quello è proprio uno stronzo, cioè mi ha fatto soffrire come una bestia. Però in realtà il patto ti viene a dire proprio questo: che guarda, non lo devi capire mentalmente, magari lo capirai dopo. Però già che inizi a capire che due o più anime prima di incarnarsi, anche, anzi, noi proprio con tante anime, durante tutte le nostre vite, stringiamo dei patti, ok? Degli accordi che all'inizio ci sembrano assurdi, dice: ma come? Io ho stretto quel patto con quella persona che era veramente assurda, cioè che mi ha fatto soffrire un casino. E ci ho stretto un patto? Eh sì, ci hai stretto un patto perché, come ti dicevo prima, tu dovevi imparare una determinata lezione. E nulla è casuale, cioè su questo pianeta pazzesco niente è casuale, tutto è stato già prestabilito prima, quindi stai tranquilla. E un'altra cosa è che un altro significato appunto del patto può essere quello di sentire, di conoscere una persona da sempre, oppure comunque di essere anime gemelle e fiamme gemelle. Però ti dico, non ti fissare su questa cosa, perché se ti inizi a fissare che quella persona è la tua fiamma gemella o la tua anima gemella, però nel piano concreto, se tu stai nella tua energia femminile, non succede niente, ovvero che se, cioè, io spingo sempre le donne a entrare nella loro energia femminile, a non forzare la situazione, a non avere quell'ansia, dire: oddio, ma questo io lo voglio conoscere perché non si fa vivo e adesso faccio tutto io. No, rimani nella tua energia femminile. Perché se, come c'è, cioè, questo detto bellissimo, se sono rose fioriranno, in realtà è così, cioè tu non devi forzare nulla, rimani nella tua energia femminile. E poi ho interrogato anche le dee e ho chiesto alle dee quale energia può aiutare in questo momento questa persona, ed è uscita innanzitutto Isolt, che significa Undying Love. Guardate com'è bella questa carta. Allora, dice: l'amore che tu hai condiviso è eterno, a parte la situazione che hai vissuto, cioè lascia perdere la situazione, ma l'amore che tu hai condiviso con questa persona, magari se si riferisce anche a una, cioè se tu hai incontrato questa persona, comunque vi siete scambiati l'amore, comunque non ti preoccupare, perché l'amore che voi avete generato ha comunque risuonato nell'universo e l'avete immessa, avete proprio fatto un'iniezione di amore nell'universo. Quindi comunque è un amore che poi ritornerà da te, ok? E un'altra cosa che ci vuole dire Isolt è che, me lo sono scritto perché c'erano veramente tante lezioni durante questa lettura che sono state bellissime. È che sei chiamata comunque al perdono. Quindi se senti quella rabbia di cui parlavamo prima, visualizza, fai questa meditazione, visualizza te e l'altra persona che state occhi negli occhi, e che a un certo punto dal vostro cuore escono dei raggi di luce dorata. Quindi è il vostro cuore che si apre, e poi che questi cuori, appunto, questi raggi di luce si uniscono, e a un certo punto venite circondati da una luce di colore arcobaleno che va a pulire, a purificare tutte le vostre rabbie, i vostri rancori e quello che vi state portando dietro, che non vi servono. Quindi Isolt è veramente, veramente potente. Poi le dee le hanno detto che comunque lei, questa ragazza che mi ha chiesto la consulenza, è una Dana, è una High Priestess, è una sacerdotessa, e dice: tu hai una conoscenza divina che video, mi sentite? Che con questa conoscenza divina puoi aiutare gli altri, cioè attraverso i tuoi insegnamenti spirituali tu puoi essere una luce per il cammino degli altri. E quindi quello che tu stai vivendo è una,
E non è un'esperienza negativa che tu dici, oddio, cioè, che rinneghi e che maledici. No, è un'esperienza. Punto. Siamo noi che ci attacchiamo a queste accezioni di negatività o di positività, sono esperienze, l'anima è neutrale, ok? E tu attraverso le esperienze che hai vissuto puoi ricavarne degli insegnamenti spirituali da dare agli altri, come sto facendo io e come faccio sempre tutti i venerdì nei miei webinar in diretta del gruppo Brilla come una dea. Se ancora non lo sai, ti invito a dare un'occhiata, ti lascio il link qua sotto. È un gruppo fantastico dove ogni settimana facciamo dei seminari online, dove dal vivo, quindi non ci sono lezioni registrate, dove andiamo proprio a capire queste cose, a scoprire chi siamo veramente, le idee dentro di noi e a risvegliare la nostra energia femminile. E quindi questo, ricordati che sei una sacerdotessa. E poi è uscita Vesta, che vuol dire casa, che è la dea della casa, e dice, diciamo, il significato che mi è arrivato attraverso Vesta è che non ti preoccupare, sei a casa, ok? Sentiti a casa. Anche in questo pianeta Terra tu sperimenterai tante sofferenze, tante botte, tante spigolate, tante sportellate, però sei comunque a casa, ok? Cioè l'hai scelto tu. L'hai scelto tu e ricordati che non ti sentirai mai sola quando sperimenti queste cose, perché tutti noi esseri umani, come coscienza collettiva, sperimentiamo tanti dolori, però siamo venuti apposta, cioè ci siamo incarnati apposta su questa terra per sperimentare anche la sofferenza, perché la sofferenza è comunque ci fa evolvere, ci fa capire delle lezioni che magari non riusciamo a capire con le esperienze positive. Quindi stai a casa, sentiti comunque a casa in questo turbinio di emozioni che senti, è tutto perfettamente normale, fa parte della tua umanità, del tuo essere umano. Ok? E niente, io vi ho voluto condividere questa lettura perché ho pensato che poteva dare degli insegnamenti veramente interessanti. Ora, se vuoi prenotare la lettura con me dei registri akashici, anche accompagnato con le idee, ti lascio sempre il link qua sotto. E poi, se mi stai guardando da YouTube, iscriviti al mio canale. Tocca la campanellina così ogni volta che farò un nuovo video ti arriverà la notifica. E poi iscriviti qua sotto alla mia newsletter perché lì condivido delle cose che non condivido da nessun'altra parte. Ti do un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!